prorogabili per le normali indagini, mentre si è arrivati al termine di 12 mesi per quanto riguarda le indagini per mafia e terrorismo. Crediamo che sia un passo avanti assolutamente giusto e lo facciamo notare. Ma in ogni caso manterremo i nostri emendamenti che ampliano questo termine e anche che sopprimono questo comma 5. Noi riteniamo che la priorità debba essere mettere le procure, i tribunali prima nell'ordine di funzionare con adeguate risorse e personale e poi successivamente toccare i tempi che spettano ai pubblici ministeri, quindi evidentemente dopo inserire una pistola alla tempia, un orologio come è stato fatto con questo emendamento, ma prima appunto pensare che la macchina della giustizia deve essere fatta funzionare a regime prima di fare nuove normative. Grazie. Sì, la ringrazio, deputato. Se nessun altro chiede di intervenire, non mi pare, dichiaro aperta la votazione sull'11.164. Parere contrario di Commissione e Governo e favorevole relatore minoranza. Mognato. Allora, ci siamo? Massa, Rubinato, Rubinato, Malpezzi, Malpezzi, Lotta, Totta, Lotta, allora, hanno votato le colleghe? sì, Sì, come no. ci siamo? Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 70, contrari 343, la Camera respinge. Siamo all'11.153 Turco, parere contrario di Commissione e Governo, favorevole del relatore di minoranza. Deputato Turco, prego. Sì, grazie Presidente. Ci tengo ad illustrare brevemente questo mio emendamento che porta da 3 a 6 mesi il termine che hanno i pubblici ministeri per esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione. Credo che sia un emendamento molto importante, infatti mi fa piacere, e Alternativa Libera se ne prende i meriti, che sostanzialmente la Commissione abbia accolto il principio di questo mio emendamento. Infatti in un emendamento successivo della Commissione che andremo a breve a votare, il termine di 3 mesi viene sostanzialmente prorogato, c'è cioè la possibilità di una proroga arrivare fino a 6 e addirittura per quanto riguarda i reati di mafia e terrorismo il termine viene addirittura portato a 12. Io ritengo comunque che questo mio emendamento sia sostanzialmente più semplice e più chiaro perché porta a 6 mesi il termine per tutti i tipi di reati, quindi anche se ho pensato di ritirarlo preferisco che venga votato. Grazie. Sì, d'accordo. Allora, se no...